Caloroso buongiorno, benvenuti qui al campo sportivo Papa Giovanni in Camerota, finalmente in casa. E quest'oggi le due squadre sarà ovviamente il Ligusati contro la Foria, Foria di Cendola, SC Foria di Cendola. È un incontro di calcio quale possiamo definirlo un alto derby, ovviamente per le distanze, quasi vicino al nostro territorio. Quindi aspettiamo solo il fischio iniziale. Ricordiamo il risultato della scorsa settimana: il Ligusati vince per 2-1 sul Lentiscosa. Possiamo già dire con il numero 1 il nostro De Luca Pasquale, con il numero 2 Saturno Pasquale, con il numero 3 De Luca Michele, con il numero 4 Isidoro, il numero 5 Gesuè, il numero 7 Mattia, con il numero 8 il nostro Tano Saggiomo, con il numero 9 Pompeo, con il numero 10 vediamo Giovinco se non vado errato, e Saturno Raffaele. Tutto è pronto per l'ingresso in campo. Ecco qua, vediamo le due formazioni. Ecco, vedevamo con il numero 9, ecco Saturno, che vedevamo il numero di Saturno Raffaele, il numero 18 quest'oggi Saturno Raffaele, con il numero 10 era Saturno Aldo, come ovviamente già avevamo preannunciato. Quindi un saluto da tutti, guardiamo anche la parte sottostante degli spettatori qui al campo sportivo pervenuti al Papa Giovanni. Tutto è pronto, ecco, batterà il nostro Ligusati. Tutto è pronto. ...14.55... Mattia con il numero 8, ecco che si gira dalla parte del nostro capitano, il nostro Saggiomo, ancora Saggiomo che gira a sua volta per Saturno. Saturno per Isidoro, ancora per Mattia, Mattia porta avanti per Saturno Alto, che qualche indecisione, poi riesce a prendere palla, ancora Saturno per Isidoro, va bene ancora per Mattia, fanno girare bene la palla la nostra squadra. Ecco ancora De Luca, benissimo per Gesuè, ancora in avanti, perde palla però Gesuè, poi ne approfitta il Foria con il numero 11 che si porta in avanti, gira bene, ecco che il nostro capitano ha qualche indecisione, fallo, fallo ai danni del numero 9 del Foria. Ovviamente subito l'allenatore va a richiamare il Gesuè con le mani netto, e l'arbitro comunque non fischia in questa occasione, quindi ancora Meluzzi, addirittura si era fermato anche il calciatore del Foria aspettando il fischio dell'arbitro che non viene stato venuto. Fallo laterale a favore degli Ligusati, si attinge a battere De Luca. Ancora Saturno, ancora Saturno per Mattia, ancora qualche decisione per la nostra squadra. Ancora benissimo il nostro capitano, esce fuori bene verso il centro, dove però ovviamente non riusciamo a prendere palla, quindi facile presa per il portiere di Foria che lancia e lungo tipo stadium lì dei piccoli dietro la porta del benissimo Saturno, però viene eseguito un fallo ai danni del calciatore del Foria, del numero 8. Siamo la formazione con qualche minuto di ritardo del Foria, con il numero 1 Esposito Sergio, con il numero 2
Lamanna Giuseppe, con il numero 3 Pinto Pierro, con il numero 4 Imbriaco Giovanni, con il numero 5 Esposito Angelo, con il numero 6 Esposito Angelo, con il numero 7 Esposito Italo, con il numero 8 Imbriaco Carmelo, con il numero 9 Esposito Giulio, con il numero 10 Filippo Pierro, con il numero 11 Esposito Angelo. Guardate, ci sono, cosa strano, 1, 2, 3, 4, 5 con il nome Esposito, addirittura 2 con il nome uguale, Esposito Angelo, sono numero 5 e numero 6. Quindi, vabbè, questo è ancora in panchina, Esposito Mauro, quindi pensate, sembra tutta una famiglia. Quindi quando diciamo, no, è una diremo famiglia. I nomi invece di dire i cognomi, perché altrimenti sembra che gioca sempre la stessa persona. Fiorente Giambretto con il numero 14, con il numero 15 Valiante Michele, con il numero 16 Lamanna Giovanna, con il numero 17 Rullo Marco, con il numero 18 Filippo Giuseppe. All'allenatore Ranauro Mario. L'arbitro del signor Ferrara di Salerno. Benissimo. Quindi possiamo ritornare alla partita. Saturno in avanti per il nostro piccolo Giovinco. Saturno Aldo che prende palla e la passa a sua volta per Gesuè. Gesuè per De Luca, il nostro De Luca che parte sull'area destra, sul lato destro della nostra postazione. Ancora Saturno la mette verso il centro, dove però non riesce a approfittarne il nostro Pompeo. Ancora fallo a favore del Foria. E costringe a battere messa lunga, dove però De Luca che controlla ancora per Saggioma lunga, dove però non c'è nessuno, può accompagnare tranquillamente il numero 6, rimessa dal fondo a favore del Foria. Si finisce a battere proprio Esposito, invita ai propri di salire. Questa lunga dove c'è il numero 4 che ha qualche difficoltà, infatti ne prendiamo palla con Isidoro. Isidoro per Giovinco, ancora Giovinco cerca di, alla fine non riesce, quindi ne approfitta ancora Saturno, palla in fallo laterale a favore del Foria. L'arbitro ha avuto qualche indecisione, all'ultimo concede il fallo laterale al Foria. Ecco che ancora Giovinco che va a pressare gli avversari, Foria che si porta in avanti, ancora Saturno, benissimo la scelta di tempo di Saturno, c'è ancora palla in Foria, ancora il numero 9 che va via con il suo fisico, però la mette direttamente sul fondo, rimessa dal fondo a favore del Ligusati. Quando siamo giunti al quinto minuto di gioco, ricordiamo il parziale 0-0. Spinge a battere il nostro capitano Saggiomo, rimessa lunga. Ecco Isidoro, ancora Mattia, però prende palla di nuovo il Foria, ancora Saturno, Pasquale che la rimette a campanile, in avanti, bene Saturno Aldo, Pasquale che ha ancora indecisione in questa occasione, ancora lo si gira e riesce a mettere in avanti, dove ancora Mattia, vediamo serie di passeggi in campi le squadre, non riusciamo ad uscire bene fluidi come di solito facciamo, quindi il Foria che si porta ancora in avanti, benissimo la scelta di tempo di Saturno, ottimo il via in avanti, dove però Giovinco non approfitta, quindi ancora il Foria si va a finire direttamente in fallo laterale a favore degli Inquisati. Si abbatte De Luca di messa lunga, dove però Pompeo recuperano palla in questa occasione, quindi fallo laterale ancora per il Ligusati. De Luca mette in avanti, ancora fallo laterale, stavolta messa fuori da Esposito Angelo. Fallo laterale sempre De Luca, ancora Gesuè, fallo ai danni di Gesuè. Comincia a battere proprio Saturno,
il nostro numero 10 da turno Aldo. Ricordiamo la scorsa partita favolosa, è stato il suo assist, in più la rete. Ecco Saturno la mette verso il centro, dove però non approfitta nessuno. Ancora fallo laterale a favore degli Icusati. È sempre De Luca per Pompeo. Riusciamo ancora a dare in avanti, ancora De Luca, fallo laterale. Ecco Saturno che ha qualche difficoltà, infatti il Foria può ripartire, ora si porta in avanti. Benissimo la scelta ancora di tempo di Saturno Raffaele, ottimo l'intervento sul piede del numero 9. È ancora Giovinco che non riesce a tenere palla, quindi regaliamo ancora un fallo laterale al Foria. Si attinge a battere proprio il numero 3, Pinto Pierro. Piero che fa segno ai propri uomini di smarcarsi, tiene la palla più del dovuto e oltre fa un controfallo effettivamente grande quanto una casa, però l'arbitro non reagisce in questo caso. Ancora si porta in avanti il nostro De Luca, ancora va via bene, ancora De Luca mette il pallone in fallo laterale, il numero 2 la mano a Giuseppe, mette il suo pallone. Esposito semplice fra le mani, si tratta sicuramente di rinvio lungo. Ancora Esposito Sergio, che si sentono le urla dei piccoli tifosi della nostra squadra. Ancora Saturno, Giovinco, bene Saturno, ottimo questo scambio tra i due. E qualche indecisione all'ultimo, comunque Giovinco, benissimo comunque lo scambio. Abbiamo visto finalmente una giocata, Sergio Cavaliere, dopo quasi 10 minuti di gioco. Siamo a 9 minuti di gioco, del primo tempo. Ancora Saturno per Saturno Aldo, non riesce a prendere palla Saturno. Benissimo, ancora Saturno, bello la vita di Saturno, calcio d'angolo a favore delle Licusati. Calcio d'angolo che attinge a battere Isidoro. No, la lascia per Saturno. Matti, resta lì, Matti. Salgono le nostre torri, sale anche Saturno, sale Sagiomo. Area affollatissima. Benissimo, portiere. Fallo ai danni del portiere del Foria. Una parte ti devo dire la verità, non mi dispiace perché... Ecco. È ancora rimessa in male modo dal Foria, però non approfittiamo in questa occasione. Ancora De Luca, ancora Mattia, fallo ai danni di De Luca. A scusarsi il numero 11 Esposito Angelo. Ha dispiazzato sempre. Già batte il nostro capitano, mette verso il centro dove però non ne approfitta. Ancora Saturno per Mattia, mette verso il centro, regaliamo ancora palla alle braccia del portiere Esposito, messa ancora lunga, ancora Mattia, non la mette bene. Ecco che ha indicazioni il nostro mister. Ancora diamo un caloroso saluto alla TV locale che trasmette poi le immagini indifferite questa sera e domani, Cilento TV. Ecco ancora Saturno, e da qualche giorno ricordiamo anche il segnale agli Icusati, quindi facciamo un ringraziamento
anche da tutti i lusitani, perché l'aspettavamo con ansia, quindi un grazie a Cilento TV. Ecco ancora a turno. Ma ora non ci va nessuno, prima. Ecco il numero 7, ottima la finta del numero 7, stavolta per... Ecco Isidoro capisce tutto, riprendiamo palla con Giovinco, Giovinco che va via bene, ancora Giovinco, in aria la mette verso il centro dove però Saturno all'ultimo fa fregare palle, quindi si tratterà di fallo laterale a favore degli Cusati, ancora Saturno Pasquale, qualche difficoltà ancora effettivamente... gioca molto col fisico Pacchino, abbiamo visto, ecco, ecco Saturno addirittura fallo, ecco che ha qualcosa da dire il numero 9, calcio di sul, ecco che effettivamente ha avuto qualche difficoltà, abbiamo visto il nostro Saturno sul diciamo che l'ha superato con molta facilità. L'arbitro ecco, sta ammonendo. Ecco che l'arbitro sta ammonendo effettivamente il numero 9. No, non l'ha ammonito più. L'ha richiamato verbalmente allora. Comunque effettivamente una, io poi molto pensare c'è stata una piccola trattenuta, però nulla di effettivamente poi si è lasciato andare proprio del tutto. Quindi ovviamente assolutamente non si trattava di calcio di rigore. Ah beh sì, abbiamo visto che l'arbitro poi è andato a richiamare, lo voleva addirittura ammonire. Sì, diciamo su questa partenza dell'euforia abbiamo avuto qualche difficoltà, abbiamo visto il nostro Hanno Saturno, fatto un bel contropiede. Abbiamo visto il nostro Saturno avere qualche difficoltà, poi non abbiamo capito alla fine cosa sia successo. Una rimessa per Foria, la passa indietro. Ecco, la prende il portiere, si attende a rinviare. Con un rinvio lungo. Ancora Saturno, ecco ancora Saturno che va via bene, ancora Saturno, benissima giocata di Saturno, addirittura in mezzo a tre, va via! Effettivamente in questa occasione poteva darla e ha cercato troppo, come sempre il nostro Saturno volesse fare in più di qualche occasione. Ecco che fallo ai danni del numero 2 ed effettivamente non ho capito il numero 7 cosa cercava dall'arbitro in quanto il fallo è stato nettissimo su Saturno, una forte trattenuta, poi diceva arbitro non ho capito cosa cercasse in questo caso. Comunque rimessa a favore del Foria, Esposito mette in avanti dove c'è ancora Saturno, fallo ai danni di Saturno. Ancora Mattia, ancora Saggiomo che... e abbiamo visto che fisicamente il numero 9 si fa sentire in più di qualche occasione. Ecco che effettivamente cercava palla del nostro Saturno, non è stato servito, poi regaliamo così un fallo laterale al Foria, fallo laterale si attinge a battere il numero 7 Esposito, ancora mette in avanti dove c'è il numero 11, benissimo Mattia prende palla, ancora Saturno, bene Saturno, ottimo la palla per il nostro piccolo Giovinco, veramente messo il centro dove c'è Scarpitta, Pompeo si gira, bene per Mattia, no, non imbatte assolutamente bene, effettivamente Pompeo ha qualcosa da dire sia al calciatore dell'Euforia sia al nostro, perché assolutamente è stata una bellissima occasione non sfruttata. Giacchino Cavaliere purtroppo un tiro non ha imbattato bene il nostro Mattia. Comunque bene il Cusati si fa sentire in questa occasione, incomincia a crescere, ancora Saturno che prende tempo, il numero 7 ancora va a pressare
Bene, la mette, vedo. Benissimo il nostro, fra le braccia del nostro portiere De Luca. De Luca per De Luca, Michele. Ancora in avanti per Saturno. Ancora il nostro piccolo Giovinco. Eccolo, la mette verso il centro per Saturno. Saturno 2, ovviamente non si sgancia. Capita me Giovinco, il passaggio filtrante di Saturno. Ecco che ancora benissimo Saturno. Bene, ancora Saturno Pasquale, mette in avanti per Pompeo. Benissimo questa fisicata per Giovinco, ancora la mette verso il centro dove però impatta sul calciatore avversario. Ecco che effettivamente non si sente. Bene, ancora Saturno Raffaele, ottima, va subito e mette in fallo laterale a favore del Foria, ancora è il Foria che cerca di andare, Isidoro bene, va a pressare su tutte le palle, e sì, addirittura a caccia senza che nessuno lo tocchi il numero 7. È fallo laterale a favore del Foria. Fallo laterale, ancora abbiamo il numero 7 molto deciso sulle palle, Piacino, visto anche in questo caso da terra ha diciamo sfiorato un calcio al nostro calciatore, infatti hanno avuto qualcosa da dire, comunque chissà. Si gioca ancora De Luca in avanti, benissimo per Scapita, bello la finta di Scapita, la mette sul centro dove però non arriva Giovinco, prima occasione ancora, riprende palla ancora, no, fallo di mano Gioacchino Cavaliere, perché diciamo che è fuori gioco, assolutamente non poteva essere, quindi si tratta della seconda di fallo di mano, perché ho visto abbassarsi col corpo, l'avrà, ecco, la mette addirittura nel fallo laterale, bruttissima la rimessa del capitano del Foria. Quindi possiamo andare ancora avanti, trattata di calcio d'angolo a favore degli Cusati. Quando siamo giunti, ecco Gioacchino, minuti al ventesimo minuto. Ventesimo minuto del primo tempo, calcio d'angolo a favore degli Cusati, si attinge a battere sempre con il numero 10 Saturno Aldo. Salgono le torri. Ancora Giovinco, ancora la mette verso il centro Mattia, che ancora un bruttissimo tiro da parte del nostro numero 8 Mattia. Il mister ha detto ancora peggio di quello di prima, effettivamente ha avuto qualche indecisione ancora adesso, speriamo che man mano possa migliorare, ecco. Tattinci ancora a battere Esposito Sergio, ancora fallo laterale a favore del Cusati, si attinge a battere ancora De Luca, ancora no, ancora De Luca, ancora fallo laterale a favore degli Cusati. Ecco, fallo laterale, rimessa ancora verso la linea. Ricordiamo sempre che la partita sarà trasmessa su Cilento TV e ancora salutiamo Cilento TV e Pietro D'André, fondatore di Cilento TV. Ancora rimessa a favore del Foria, si attinge a battere proprio Esposito. Fino a questo momento Gioacchino Cavaliere, volevo dire, è stata un'occasione, non abbiamo visto grandi giocate sia da parte degli Cusati ma neanche da parte del Foria, cioè è stata una partita già a tratti, molti falli laterali, poche giocate, troppo spezzettano, ecco, sì, effettivamente. Ancora il nostro capitano che cerca di mettere in avanti, fallo laterale a favore degli Cusati.
questo poi è un derby anche sentito col Foria e... sì sì, comunque è un derby, quello che dicevamo, la distanza è poca, è pochissima, quindi si tratta sempre di un derby. Nessuna delle due vuol perdere. Sì, sì, ma abbiamo visto che entrambe le squadre non si scoprono. Giocano molto coperti. Ancora i Cusati con De Luca che ha qualche difficoltà, ma poi riesce a partire ancora De Luca. Niente da fare, prende palla il Foria. La porta in avanti dove però c'è Saturno che accompagna e la mette in fallo laterale. Fallo laterale a favore del Foria. Ancora per Saturno, fa scorrere palla per Pasquale, il nostro portiere. Sarà tratterà del rinvio lungo sicuramente. Messa lunga dove Pompeo, ma se è verità, questo più di un non mi è sembrato tanto fallo, Giacchino. Comunque effettivamente dà il fallo al Foria, quindi viene concesso il fallo. Già batte proprio il capitano del Foria, Esposito, ancora benissimo Scarfitta, ancora Mattia. Sempre il numero 11 si porta in avanti, benissimo Saturno, capisce tutto e poi prendere palla, la rimette in avanti dove c'è Gesuè, ancora Gesuè per Mattia che l'ultimo tocco è del calciatore del Foria, non viene concesso, no, dice di no, effettivamente ha ragione Scarpitta, in questa occasione c'è più di un'occasione. Abbiamo visto che comanda, cioè praticamente benissimo l'intervento di Saturno, pulito, ottimo, mette in fallo laterale a favore del Foria. Dicevo, più di un'occasione si chiamano loro il fallo, benissimo. Ecco che ancora che ancora il fallo viene concesso al Foria, ancora a battere, se non vado errato in briga con Giovanni. Ecco che ancora si chiamano, fallo concesso. Ecco benissimo il nostro capitano, imbatte direttamente sulle braccia del calciatore di Foria, rimessa dal fondo a favore del Ligusati. Quando siamo giunti ormai oltre il 30° minuto, no, di gioco. Siamo giunti al 25° minuto. 25° minuto di gioco, siamo risultato sempre fermo sullo 0-0. Del primo tempo. Si attinge a battere il nostro Saturno Raffaele. Lello! Messa molto lunga, ancora benissimo Giomo che stavolta porta in avanti per il nostro Gesuè per Saturno Aldo. Saturno, ancora Gesuè, benissimo la giocata, ancora Gesuè, fallo! Questa è munizione netta, oltre che munizione diciamo che è quasi arancione, era andato benissimo via, vediamo che mette mano al cartellino. Sì, sì, sicuramente. No, non l'ammonisce più. Non l'ammoni. Assolutamente. È stato solo un richiamo verbale. Però Giacchino Cavaliere, per me la munizione c'era tutta. Anzi, era il minimo perché stava in occasione di partenza. Cioè, come si fa un fallo da dietro a non ammonire? È assolutamente errata la decisione dell'arbitro. Tu lo sai, io quando ci tengo a non soffocare sempre a pressionare gli arbitri. Però in questo caso c'è una munizione del genere. Come si fa per non darla? Ecco. Comunque, per ritornare alla partita, fallo a Saturno, la mette verso il centro dove c'è Scarpitta che... Giomo che non riesce però a impattare bene, ancora Gesuè dove non c'è nessuno, quindi Esposito può tranquillamente entrare fra le mani e sicuramente
deve essere un rinvio lungo. Rinvio lungo. Ora Mattia che qualche indecisione, in fallo laterale, regaliamo fallo laterale agli avversari. Da battere il numero 3, Pinto Pierro. Ancora Saturno che la mette campanile, però dove non arriva Scarpitta. Benissimo, Scarpitta, ancora Scarpitta, e viene trattenuto Scarpitta, e questa, vediamo che cosa fa in questa occasione. Giallo, la munisce, però guarda, questa poteva anche essere interpretata come chiara occasione da gol. No, ma questa era rossa. Giacchino Cavalieri, allora, in quel caso, allora, prima, secondo me, c'era la munizione, questo è da espulsione, cioè perché è chiaro l'occasione da gol. No, era ultimo. Ma guarda, mi dispiace, oggi quest'arbitro sta prendendo un sacco di abbagli, non è che uno vuole sempre dire, magari uno dice, ma no, ma parlate contro gli arbitri, assolutamente, noi non vogliamo commentare contro gli arbitri, però se quello di prima assolutamente era munizione, non ha dato, l'ha richiamato verbalmente, questa addirittura, cioè era... sicuramente espulsione dall'ultimo uomo, ma bruttissima la punizione fra le braccia di Saturno, una telefonata proprio, lo vorrei dire, dicevo espulsione netta, ultimo uomo, cioè la trattenuta che l'hanno vista tutti, comunque è interpretata così, accettiamo il verdetto come si vuol dire sul campo dell'arbitro, fino a quest'oggi non molto piacevole, ancora benissimo Gesuè, ancora la mette verso il centro dove c'è Scarpitta, ancora benissimo, e prende gli applausi di tutta la panchina e di tutto il pubblico qui pervenuto al Papa Giovanni. E Giacchino Cavaliere, il Ligusati si sta facendo sentire, adesso sta crescendo, quando siamo giunti ormai te sempre l'incarico di minuti e secondi precisi. 29esimo minuto. 29esimo minuto del primo tempo, il parziale è sempre sullo 0-0, però il Ligusati si fa sentire ancora. De Luca, ancora per Saggiomo, mette in avanti dove c'è ancora Scarpitta, benissimo, spizzica per il nostro piccolo Giovinco la mette verso il centro, ancora Scarpitta, benissimo, ancora per Saturno che imbatta malissimo, addirittura fallo laterale a favore per il Foria. Stiamo crescendo in questi ultimi minuti di Giacchino Cavaliere, abbiamo visto effettivamente è quello che ci aspettiamo dal nostro Ligusati. Esposito il capitano, si è fatto male, chiama la banchina. Ecco che Esposito effettivamente ha qualche problema. Esposito Angelo. Dicevo, Giacchino si fa sentire le Ligusati, in qualche occasione l'abbiamo visto poc'anzi, venire fuori bene, non sfruttiamo forse al meglio le occasioni della rete, quando arriviamo sotto porta non abbiamo quella lucidità, quella freddezza, dicevo, quella cinicità di fare poi arrivare al gol. Comunque l'importante è giocare, l'importante è vedersi sull'area avversaria opposta. Fallo laterale che in questo momento si rialza il capitano del Foria, Esposito. Caso strano, in questa occasione, in tutte le occasioni fanno sempre uscire fuori il calciatore. Ecco fallo a favore del Foria che prende qualche metro in avanti. Effettivamente il nostro capitano ha qualcosa da dire più dietro, ma prende sicuramente più di qualche metro. Comunque ecco ancora Mattia che prende tempo, ancora Giomo, ancora il nostro, allora ancora qualche, ancora Saturno, Pasquale, bene in avanti, benissimo, ancora Mattia, ancora Saturno, mettono a campanile questo pallone che non va mai a terra, ancora bene, ancora Pasquale benissimo tra le braccia di Pasquale. Ecco, via lungo, benissimo del nostro De Luca, dove c'è Gesuè, per il numero 10 viene profitta, ancora il Mattia, bene, prende palla, l'ultimo la riperde, quindi è il Foria che può ripartire, serie di batti come si vuol dire.
Ancora Scarpitta, Scarpitta, ripartiamo con Saturno, Saturno la mette verso il centro dove c'è Giovinco che all'ultimo viene fermato dal numero 2 del Furia, ancora Isidoro, ancora Gesuè per Saturno, Saturno per Isidoro, Isidoro la mette verso il centro dove c'è Scarpitta però che non riesce con l'impatto, con la palla, ancora, ancora vediamo De Luca, benissimo De Luca, la mette per Saturno, Saturno che non serve, benissimo diciamo Scarpitta, quindi il Furia sì. Ancora noi con Saggiomo riprendiamo palla, ancora per Gesuè, Gesuè viene nella finta per Mattia, ancora De Luca, De Luca che temporeggia, la mette verso il centro dove c'è Scarpitta, bellissimo, ancora Gesuè la mette verso il centro, un, diciamo che è stato più un tiro che un passaggio. Più un passaggio che un tiro. Alla fine finisce tra le braccia del portiere Esposito, via lungo però ancora Gesuè, il Foria con il numero 2, ancora Lamas, ancora il numero 11 che può far ripartire il Foria con l'Esposito Angelo, benissimo Saturno, ottimo, elegante questa volta l'intervento di Saturno, bene, non riesce Gennaro comunque a reperire in questo caso, ancora fallo laterale a favore degli Ligusati, cresce l'intensità del gioco, cresce gli Ligusati, ancora, ancora Saturno, ancora Mattia, bene Mattia, ancora bene Saturno, Saturno, vediamo, tenta il tiro addirittura, no, va direttamente il fallo laterale, effettivamente ha qualcosa da dire sia il mister che i propri compagni di squadra, ovviamente cercavano il passaggio, cercavano la palla, viene così attirato in male modo, comunque qualche volta Giacchino uno ci tenta anche a fare così un tiro da più lontano. Ecco ancora il Foria con il numero 11, lunga, dove però c'è Saturno che controlla benissimo. Saturno che quest'oggi fa interventi ottimi, diciamo puliti nel senso di tira però, e mi sembra che ha preso di qualche fluidità quel suo scatto che è notevole, che quando ripartiva lo vedo molto lento sulle ripartenze. Ecco ancora Isidoro, ora il numero 7 si porta in avanti dell'Euforia, mette palla verso il centro dove c'è il numero 11, fallo, fallo nettissimo, dicevo, ecco, e addirittura viene ammonito il nostro numero 18, cioè, proprio adesso mi ha detto che aveva preso Pugliani in più di volte, in più di occasione, in questo momento fa un fallo proprio al limite dell'aria, ecco che ognuno Pasquale mettete in decine. Ecco che si piazza la barriera. 5 della Ravenna. No, ciao Ravenna, ci credo altri alle bellaori. Si attinge il numero 11, si attinge a battere il numero 11 del Foria Esposito Angelo. Dicevamo, abbiamo poc'anzi. Benissimo, ribatte verso la barriera. Ancora Saggiomo, fuori gioco nettissimo del numero 9. Ecco che effettivamente Scarpitta ha qualcosa da dire al proprio compagno di non fare falli effettivamente in, al limite. Poi. Ecco ancora De Luca, bene De Luca, De Luca, De Luca, De Luca si porta avanti, ancora De Luca, la mette verso il centro dove però noi approfittiamo in questa occasione, era ottimo, ha partito come un treno De Luca, benissimo, l'ha messo verso il centro dove però non approfittiamo in questa occasione, quindi mettiamo ancora fallo laterale a favore delle Ligusati, si attinge a battere ancora De Luca per Saturno, ancora De Luca, cambio fra i due, ancora De Luca, benissimo la giocata di De Luca, ottimo De Luca, per Scarpitta, la mette verso Giovinco, 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 Giovinco,
No, e batte sul calcio d'angolo a favore degli Ligusati. Ottimo, dopo Ligusati sta crescendo. Che siamo arrivati al 37esimo minuto del primo tempo. 37esimo minuto, dicevamo. Ancora sullo 0-0. Sullo 0-0. Si attinge a battere Saturno, Saturno Aldo. Salgono le torri. Il Ligusati si fa sentire in questi ultimi minuti finali del primo tempo. Ecco. Saturno sul primo pallo. Niente. L'avevamo vista dentro, nulla da fare, ancora Saturno, Aldo, Isidoro, bene, non bene l'impatto. Un altro calcio d'angolo. Vediamo, no, si sta tirando, rimessa dal fondo, ha tirato direttamente fuori. Quindi rimessa dal fondo a favore del Coria, si atticerà a battere sempre il portiere Esposito. Dicevo Giacchino Cavaliere, stiamo crescendo in questo finale del primo tempo. In qualche occasione ci stiamo facendo sentire. Ancora. Ancora Gesue. Ancora Gesue che ha qualche difficoltà. Vediamo, però alla fine riesce a prendere palla per Mattia. Ancora. Mattia la mette verso il centro dove c'è Giovinco, però non impatta. Niente da fare. Può andare via. Beh, Saturno che non ci pensa su due volte e la tira direttamente sul fondo. Messa da fondo a favore del Foria. 37esimo minuto del primo tempo, dicevo, risultato sempre fermo sullo 0-0. Ancora fallo ai danni del calciatore del Foria. Girati. Ecco ancora il Foria che si porta in avanti, lo capisce tutto Isidoro, bene, prende palla, ancora Lido per Saturno Raffaele che la rimette a sua volta in avanti dove però non c'è nessuno, quindi ne approfitta il numero 2, la rimette a suo volto in malo modo e così ci regala un fallo laterale. Fallo laterale a favore degli Ligusati, si attinge a battere ancora De Luca. Ancora prendiamo qualche metro ma sempre di fallo laterale si tratta. E ancora De Luca, oltre la metà campo. Sempre palla laterale, si va avanti, prendiamo un metro alla volta, come si vuol dire. Ancora fallo laterale, è il quarto in pochi secondi. Laterale per il Ligusati, ancora De Luca, e ancora Scarpitte che non riesce però a metterla a terra. Isidoro riprende palla ancora per Saggiomo che ha qualche difficoltà. Ecco De Luca. Ancora Gesue però non riesce, ha giocato Gesue. Sono stretti tutti nella propria area o nella propria metà campo, come si vuol dire, il calciatore del Foria, unico uomo in avanti, il numero 9. Esposito, ancora però fa ripartire la propria squadra, cerca in questa giocata, però alla fine si trascina il pallone fuori, quindi fallo laterale ancora per gli Ligusati. Siamo arrivati al 41esimo minuto del primo tempo. 41esimo minuto, fallo a favore. Ancora siamo sullo 0. Battiamo subito, ancora Scarpitta per Giovinco, vediamo cosa decide. Fallo nettissimo, vediamo questa volta se concede, non concede la munizione, guarda, è lo stesso fallo che aveva fatto poc'anzi Saturno, in questo caso non viene rimanguito. Mi dispiace, l'arbitro quest'oggi sta arbitrando a senso unico, effettivamente in questo caso è giusto che vada qualcuno a richiamare, deve andare perlomeno il capitano a farsi sentire in questa occasione, perché non è giusto, cioè noi abbiamo visto un'espulsione che doveva essere assolutamente cartellino rosso e l'ha ammonito prima, un cartellino giallo che non è stato rivarguito e poi ancora un altro cartellino giallo, lo stesso che ha fatto Saturno poc'anzi, che ci può stare tutto, ma come era per Saturno poteva essere tranquillamente per il calciatore Esposito del Foria di Cendola. Intrepida, ecco che però Aldo nettamente, benissimo, calcio d'angolo, bravissimo è stato il portiere, ottima la parata del portiere Esposito, ottimo è anche la punizione in questo caso di
Saturno. C'è un calcio d'angolo a favore del Ligusati, mette sul primo palo ancora calcio d'angolo. E Ligusati. Ecco. Ancora. Ancora è Saturno. Saturno che fa salire le torri, salgono tutti. Ancora vediamo se decide alto questa volta, bene. Ecco per De Luca, De Luca che però mette direttamente fuori, diversa da fondo a favore del Foria. Quando siamo giunti oltre il 43esimo minuto di gioco del primo tempo, ricordiamo ancora il parziale 0-0 qui al campo sportivo Papa Giovanni in Camerota, rimessa dal fondo a favore del Foria, chi già battere proprio Esposito, dove c'è Isidoro ancora che rimbatta, ancora il nostro capitano Saggiomo che ha qualche difficoltà a mettere a terra, poi alla fine ci riesce e mette direttamente nel fallo laterale e si accascia a terra, non sappiamo se si tratta. L'arbitro ha chiamato giusto la fine al 45esimo, quindi 45esimo minuto, finisce qui il primo tempo al campo sportivo Papa Giovanni Camerota. Ricordiamo ancora il parziale 0-0, dicevamo non abbiamo visto grandissime giocate da entrambe le squadre, ovviamente hanno giocato molto chiusi in questo primo tempo, sicuramente sia da una parte che dall'altra in questo secondo tempo sarà, si dovranno aprire prima o poi, quindi vedremo sicuramente un altro secondo tempo. Grazie a tutti voi, ci andiamo a prendere un tè caldo, grazie. Tutto è pronto per i secondi 45 minuti, ecco che vediamo l'ingresso in campo di entrambe le formazioni. Non ci sono variazioni fino a questo momento, non vediamo effettivamente sostituzioni né da una parte né dall'altra, quindi sono gli stessi 11 del primo tempo. Ecco che il mister e il vice si consultano entrambi. Vuole ovviamente si muove qualcosa sulla... Saluto alla telecronaca. Ecco, un caro saluto al vice Ernesto che è una grande persona, è lui che si occupa di tutto, diciamo, la parte tecnica, la parte diciamo atletica della squadra, quindi un grazie anche da parte degli Ligusati del mondo, da tutti diciamo i tifosi degli Ligusati. Ecco ancora il Foria, vediamo Mattia e i suoi. Ancora per Giovinco, ancora Mattia, torni, niente da fare, si porta fino avanti, benissimo Saggiomo, Gesuè, fallo e i danni di Gesuè. Ecco, vediamo ancora qualche problemino, entra con il numero 15, Aldo, Michele, 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 ottimo, ecco Mattia, ecco il nostro capitano che ha qualche difficoltà, quindi abbandona il campo nostro Saggiomo, entro con il numero 15, Parnataro, Antonio, il numero 15 Antonio. No, questo è un buon elemento, un buon acquisto del... Ecco che addirittura lui ha giocato in categoria superiore, anche in promozione. A sentire subito un colpo di testa indietro, ancora Saturno che controlla, cerca di portare in avanti, però niente, regaliamo un fallo laterale a favore del Foria. Fallo laterale, Antonio, ancora Antonio, ancora vediamo Saturno per il neoentrato Antonio, ancora Mattia, Gesuè che vicino ancora per Isidoro, benissimo, troppo bella la fine di Isidoro questa, proprio
sotto la nostra postazione, però non rimette la palla verso il centro come desiderava. Ovviamente ancora Gesué, che prima occasione Mattia, bene, ancora Saturno la mette verso il centro, ottima, dove c'è Scarpetta, bene Saturno, però non lo approfitta ancora Scarpetta, no, è uscito leggermente con il pelo e da martello, però ovviamente non viene mai rivalghito così un fallo dal portiere da chi. Comunque si tratterà di rimessa da fondo, bella però la giocata delle Cusate in questa occasione, ancora Isidoro, ancora Saturno, non ci pensa su due volte, impatta direttamente sull'avversario, ancora Gesué, compagna in fallo laterale a favore degli Cusati, si attinge a battere proprio Gesué, Mattia che a terra, quindi viene concesso fallo ai danni di Mattia, quindi trattenuta, finge a battere ancora De Luca, De Luca per Scarpitta, non arriva però dalla Scarpitta, ancora ne è entrata Antonio, ancora benissimo, mette giù bene, ottimo, ottimo per Giovinco, dove però il portiere capisce tutto, benissimo però si è fatto subito sentire il numero 15 Antonio, ottimo il pallone messo verso il centro, dove però non riusciamo ad impattare, ecco il cross era uno dei migliori, ancora Saturno, ancora Isidoro che ha qualche difficoltà addirittura a prendere palla il numero 9 del Foria e va via, l'ultimo tocco è proprio del calciatore del Foria, ancora il numero 9 che si fa sentire a voce alta sull'arbitro, però l'arbitro l'aveva già visto qualche minuto fa, rimessa dal fondo comunque a favore degli Cusati, si attinge a battere ancora De Luca, De Luca allunga per Mattia, ancora Mattia, nulla, fallo a favore degli Cusati, sta qui per battere ancora, dicevo, De Luca, ancora Gesué per Mattia, ancora li mette per Saturno, ancora Isidoro, ancora il cuore trattenuto nettamente il nostro numero 15, effettivamente poc'anzi fallo laterale a favore degli Cusati, è sempre Gesué, andiamo a allargarsi nuovamente la maglietta del numero 15, ma che cazzo fai qua, ma questo è proprio fallo a favore del Foria, proprio il capitano Esposito con per il numero 8, vorrà apprezzare benissimo il nostro Antonio, bene, ottimo, non molto, diciamo il Saturno che non, forse evidentemente non si aspettava la palla, comunque un'ottima occasione per gli Cusati, già cioè che le porte davanti, la rimette in male modo, fallo laterale a favore del Foria, quando siamo giunti al sesto minuto del secondo tempo, ricordiamo ancora il parziale 0-0. Fallo laterale, lunga, ancora Mattia che la rimette in fallo laterale sempre per Foria, si attinge a battere sempre il numero 2 la massa Giuseppe, ancora fallo ai danni, e qua si sembrava che non fischiasse più i danni di Antonio, quindi fallo concesso agli Cusati, e ancora il numero 8 Mattia, per Pompei, ancora Isidoro che però giustamente sotto non riesce così a stopparsi la palla, regaliamo agli avversari, messa lunga
per Esposito, ancora Gesuè per Giovinco, ancora Saturno, Saturno bella questa volta la giocata di Saturno, ottima ancora, e Scarpitta, Scarpitta leggermente corta, colpo in pieno viso, gioca, 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 ancora Gesuè, Gesuè chiede palla Antonio, la riceve in questo momento, ancora cerca di andare via, bene, via, bene, ancora con un'ottima finta, la mette verso Mattia, Mattia che non riesce però, ne approfitta e mi sembrava leggermente legato Mattia in questa occasione, in quanto il passaggio era ottimo del entrato, fanno andare Antonio. No, penso che l'ha capito troppo tardi. Ecco, Posito ancora lunga, ancora Mattia, ancora Saturno, Saturno, bella per Giovinco che non ci mette due volte, madonna mia, Giovinco benissimo, Giovinco comunque non facciamo gol, però è un'ottima azione, un'ottima occasione a favore degli Ligusati. E ancora un cambio secondo me fra le file degli Ligusati, vedo che viene chiamato qualche calciatore, vediamo sia Abate che Iannuzzi che stanno riscaldando notevolmente, quindi vediamo forse nella prossima sarà un doppio cambio. Ancora Saturno, bene, bene, ancora Saturno, Saturno che questo secondo tempo sta crescendo per Giovinco, i due non si riescono a interagire bene in questa occasione, ecco che addirittura è il proprio compagno che è fallo ai danni di Antonio, lascia per la regola del vantaggio, fallo. Favore della Foria. Ecco che si abbattere proprio il numero 6, si tratta di Esposito Angelo, emette lunga, dove però c'è Saturno Raffaele che controlla. Rimessa dal fondo. Guarda, io questo non l'ho capito sinceramente, Ciacchino, mi dispiace per un calciatore così esperto come Saturno, che per coprire due di loro, per coprire una palla così, va a regalare un fallo. Cioè, e poi alla fine non voleva tenere anche ragione, cioè, mi dispiace, io quando devo dirla, il fallo è netto, cioè va a spingere l'avversario in modo vistoso e regaliamo così una punizione in quanto con due dei nostri uomini. Bravo Antonio, ottimo Antonio, benissimo l'ingresso in campo, però dicevo, come anzi l'avevo preannunciato, non è una novità, Antonio è un ottimo elemento, sappiamo che anche lui si è accodato in ritardo alla squadra, per quello non è partito da titolare, altrimenti la panchina degli Ligusati ha dei numeri che possono tranquillamente, dei calciatori che possono tranquillamente essere gli 11 iniziali. Comunque, ritorniamo alla gara, questa volta subisce il colpo il nostro Saturno, fallo ai danni di Saturno. Abbiamo fallo concesso. Palla in alto. Ecco. L'ha presa con le mani dentro il rettangolo di gioco. Non l'ho capito. Ha dato io. Effettivamente. Adesso viene richiamato. Fallo. Fallo concesso al Foria. Inizia a battere il numero 8 del Foria. Si tratta di Diego Carmelo. Diego Carmelo che la mette verso il centro, dove però c'è Scarpitta. Ottimo intervento di Scarpitta in fase difensiva.
per la tua statura fisica, bello lo stop di Antonio Vatti, come si vede, Ciacchino, mi dispiace, bellissimo anche la giocata per Giovingo, grande Antonio, grande Giovingo, Giovingo solo davanti al portiere, ottimo Giovingo, Giovingo per Saturno, Saturno con le mani, con la faccia, perde l'occasione d'oro il Ligusati, assolutamente Saturno, come ha fatto e cosa cercava il difensore del Foria, non l'ho capito in questa occasione. Guarda, aveva visto il suo compagno sulla linea, voleva il fuori gioco, ma c'era il suo compagno sulla linea. Fallo, fallo ai danni, ecco, niente da dire, ci sta anche io questo. Io penso che il Saturno delle Cusate non finisce la partita. No, io credo che Saturno effettivamente verrà sostituito su qualche minuto. Perché fa troppo scena, prende un'altra ammonizione. Ecco che bellissimo il lancio, quello che dicevo. È stato richiamato anche dall'allenatore. Sì, sì. Dicevo il lancio, però volevo ricordare il lancio di poc'anzi è entrato Antonio, ma che lancio preciso su il nostro Giovingo che ha temporeggiato un po' troppo e gamba tesa, quindi fallo concesso agli Ligusati. Dicevo, abbiamo sfumato un'occasione d'oro. Giovingo, siamo già arrivati al tredicesimo minuto, dicevamo, del secondo tempo, ricordiamo ancora il parziale 0-0, ma qualche secondo fa abbiamo avuto un'occasione d'oro non sfruttata al meglio. Ecco che Ligusati, peccato che, dicevo Giacchino, questi sono, ecco, cosa parlavamo della cinicità, ecco, essere cinici sotto porta, a non aspettare, sì, molto, ma adesso... diciamo, sfruttare al meglio questa occasione, perché parliamoci chiaro, con una partita come questa non è che te ne capitano magari come fu col Policastro 8-9 occasioni, magari. Ecco, però Giovingo questa volta in avanti, ancora Giovingo, bene Giovingo, va via ancora Giovingo, ancora, ma vediamo, ma non c'è nessuno che va vicino, nessuno però accompagna Giovingo, bene però Saturno, ancora l'imbatto, gambatese, però da lì ancora Mattia questa volta tira meglio di prima, sicuramente sfiora l'incrocio dei pali, dicevo gambatese, però lì non l'ha dato nell'aria, fallo, poteva si trattasse nell'aria poteva dare anche fallo, non è detto che... Sì, ma se la prendono comodi i giocatori del Foria. Hanno visto effettivamente crescere gli Ligusati in più di qualche occasione. Sì, ma l'arbitro deve effettivamente fare ancora Giovinco. Ancora. Prende sconvolto, ancora Isidoro, bene. Vediamo Isidoro, vediamo. Bene, rimessa da fondo a favore del Ligusati. Siamo al quindicesimo minuto. Del gioco, ecco che ci sono due cambi. Doppio cambio, entra con il numero 14 Abate, esce con il numero 4 Isidoro. Ancora bene, ecco De Luca, rimessa lunga dove c'è Scarpitta, benissimo Scarpitta fisicamente, ecco, no, ripartenza, no, vieni. Ecco che sicuramente tratta di cambio, uscirà con il numero 9, credo. Aldo. No, entrerà con il numero 19 Aldo, escerà con il numero 9 Scarpitta. Ottima la gara di Scarpitta, ovviamente. Una gara molto fisica. Bene. Ovviamente. Ancora probabilmente sulla file del Ligusati, guardiamo ancora il parziale 0-0, vedete, bianchi, come si vuol dire,
ancora De Luca che chiede ai propri uomini di salire, rimessa lunga a favore di De Luca. Ancora Gesuè, Iannuzzi, dicevo, il 9 è entrato con due reti in questo campionato, già due. Ancora. Tra le mani di Esposito, Esposito ancora lunga. Benissimo per Abate, Abate ancora Saturno. Saturno, bella questa volta per il nostro Antonio, ne è entrato. Ottimo Antonio, bene Antonio che cerca di fare una vita, ci riesce, bene Antonio. Non concede assolutamente calcio d'angolo, però la trattenuta era notevole. Giacchino Cavaliere, allora ecco quello che dicevo, tu dai fallo prima, comunque ritorniamo alla partita, poi magari lo commentiamo dopo come sta arbitrando. Mi dispiace, in questa occasione sta facendo un po' di, come si vuol dire, non lo sta usando. Saturno la mette verso il centro dove però non c'è nessuno. Dicevo, poc'anzi ha fatto la stessa cosa Saturno e ha dato il fallo, giustissimo. In questo caso poteva dare anche lo stesso fallo e non l'ha dato. Non capisco come mai interpreta le due cose diversamente in più di qualche occasione, sia sulle ammunizioni che sui falli. L'arbitro quest'oggi, mi dispiace, non, perlomeno dalla mia impressione, non mi è piaciuto per nulla. Se no si accurcia, Ronaldo! Ecco che ancora per ritorniamo alla partita, da parte della rimessa da fondo il portiere Esposito. Ancora. Ancora Saturno. Ecco, ecco la trattenuta, ma non ne vede trattenute, assolutamente, no? Assolutamente. Ancora, ancora Mattia, ancora in avanti. L'ultimo tocco è del calciatore del Pria e la dà, e ovviamente al Pria, rimessa da fondo a favore del Pria. E dicevo, Giacchino, ho da vedere uno io penso che non l'ha visto, ma che ha tirato una mano, ma può essere che non l'abbia visto, come non ha visto quello là di prima. Io voglio stare sempre con il fatto che uno, però io non capisco una cosa, come mai riesce a vederle tutte però dall'altra parte, capito qual è la cosa che io vado un pochettino. Sì, sull'ammunizione, se lasciata desiderare. Sull'espulsione, diciamo da tutta, ecco, qui sul fallo intero, cioè di sbagli che uno ne faccia uno, due su una partita, però se quando ne comincia a fare 4 o 5 mi dispiace. Cioè, voglio dire, già questo fa pensare un pochettino, cioè. Laterale! L'immagine parlano chiari, fortunatamente abbiamo un camera di grande stile, Giacchino Cavaliere, che riesce a riprendere da vicino le immagini, anche per gli spettatori di casa, che magari possono prendere qualche abbaglio, no? Magari sono di parte oppure no, assolutamente. Noi, come abbiamo visto, diciamo il fallo di Saturno sicuramente, così diciamo anche il fallo di quello del calciatore di Foria, anzi l'avevamo detto, fallo ingenuo di Saturno, però fallo ingenuo anche del calciatore di Foria, su Antonio, come quello di poc'anzi. Però ecco che ancora il Cusati si porta in avanti, cerca di andare in avanti, li mette però in fallo laterale. No, Saturno che riprende palla ancora, e Licusati con Mattia, che può far ripartire Licusati, benissimo ancora Mattia la riparte per Giovinco, niente da fare, questa occasione nulla, questa occasione ci può stare. Questa occasione Giacchino secondo me poteva non starci fare. È il 9 che sta facendo scena da. Però si è visto che non c'è stata nessuna decenna, benissimo la giocata di Saturno, ottima pulita questa volta. Ecco che ancora Gesuè, forse sono calati notevolmente i calciatori di Foria, si vede che il Licusati presta con costanza e in più di qualche occasione. Ancora vediamo Saturno per Mattia, ancora Mattia che non imbatte bene, ancora Mattia. Ancora Abate, Saturno, tutte e due sulla palla. Bene, l'ultimo è proprio il tocco di Abate che li mette in fallo laterale
a favore del Foria di Cendola quando siamo giunti minuto... al 22esimo. 22esimo minuto di gioco, ricordiamo ancora il secondo tempo. Il secondo tempo ovviamente Cecchino fa notare, ecco ancora un saluto grazioso da Cinecto TV, che le immagini verranno trasmesse sul TV locale. Un grande ancora va saluto principale al nostro Cecchino Cavaliere, che rigustati nel mondo riprende attivamente il nostro Ligusati, la nostra squadra. Quindi grazie a Cecchino Cavaliere, grazie a Cileto TV e a voi tutti, e al telecronista Alfonso Pepe, grazie, e a voi tutti che ci seguite attivamente. Abbiamo sfogolato e abbiamo visto quante persone hanno collegato, specialmente sull'intervista che abbiamo fatto lì a Camerota, ma tantissimi veramente. Ascolta, ecco che però lasciamo sì, solo il numero 9, ritorniamo alla partita. Benissimo Gesuè, ottimo, la rimette in pallone laterale, viene richiamato, ecco che si tratterà del numero 17 Ettore Vincenzo, esce con il numero 10 Saturno Aldo il capitano, vediamo chi deve consegnare la fascia. Giovingo che passa con il capitano, quindi entra con il numero 17, dicevo, Torre Vincenzo, entra con il numero 10 Saturno Alto. Buona la sua prestazione, non ottimale come quella della scorsa volta, comunque direi voto 7 per me Saturno. Ecco che adesso si è mangiato un gol l'Euforia. Sì, sì, notevolmente abbiamo lasciato così solo il numero 11 che ha visto sfumare sulla traversa del Ligusati, si trattava di Esposito Angelo, ecco che questa volta gli annunci non si fa sentire, speriamo che fa come la volta scorsa che entra un poco così, poi alla fine comincia a prendere gioco gli annunci. Annunci, ecco che ancora bene il nostro grande Antonio, bello, ma che bel lancio Antonio, bello per Giovingo, grande Giovingo, no, Giovingo che sfuma così in alto, una palla gol ancora di nostro numero 15 Antonio, ottimi due lanci di Antonio, benissimo, proprio pennellati per Giovingo, direi una pennellatura alla Pirlo, se uno mi deve far definire un calciatore che pennella questi lanci da così lontano. Ecco, messa del fondo con l'Esposito, ecco che Foria qualcosa di all'arbitro, fallo che viene rivaghito, fallo laterale comunque a favore del Foria. Quanto siamo giunti oltre il 26esimo minuto di gioco, ricordiamo qui ancora il parziale 0-0, ancora il Foria in avanti, però De Luca che capisce tutto e alla fine subisce anche fallo, chiede scusa e il numero 9 Luca, quindi si tratterà di fallo a favore degli Ligusati. Sale la nostra squadra, salgono tutti, ancora De Luca rimette in avanti dove c'è Iannuzzi che viene spinto ancora Abate che perde un po' di tempo, in effetti ne approfitta il Foria, bene Saturno, ottimo l'intervento questa volta di Saturno. Sì, ma abbiamo perso il centrocampo da qualche minuto, non la riusciamo a prendere più. No, io credo che abbiamo perso più del centrocampo, abbiamo perso fisico Cecchino Cavaliere, perché dobbiamo giocare con gli uomini che si trovano in questo momento in campo, più la palla a terra che è alta. Prima c'era Pompeo che faceva, diciamo, da sponda, fisicamente riusciva a mantenere palla, a trattenere palla e metterla in avanti, adesso non abbiamo perso questo, abbiamo perso il fisico, quindi bisogna far giocare più il pallone a terra e le persone che si trovano in questo momento in campo, perché fisicamente sono meno grandi di Pompeo, ecco quello volevo dire, meno opportuni a prendere la palla quando si tratta di palle a campanile. Rimessa a fondo a favore del Foria, ancora Esposito, ancora Torre. Fallo. Signore! Concesso. Foria, ma questo poteva anche evitarlo. Arbitro, quindi vabbè. Comunque fallo concesso.
Bene, ancora Saturno, ancora pulito l'intervento di Saturno, ancora vediamo sempre lui, Saturno, ancora Abate, ancora Mattia, Mattia la mette benissimo di esterno per Giovinco, vediamo Giovinco, c'è ancora la forza di rifare ripartire, benissimo, ancora Giovinco prende palla, la mette verso Ettore, Ettore che ha qualche indecisione su questa palla, si è fermato prima dell'impatto della palla, comunque è appena entrato, non possiamo dire fuori. Ancora Saturno, Saturno, bene l'imbatto ancora di Saturno, ottima De Luca, va bene Saturno, va bene ancora De Luca, ottima, diciamo, ancora l'intervento De Luca, Antonio, benissimo Antonio, che va via come un treno, Antonio, Antonio, la mette nel centro ancora, non riesce l'imbatto, bene ancora, e quanto parte Antonio, si vede notevolmente che è di un'altra... Saturno che è di un'altra categoria, Giacchino Cavaliere, se uno me lo può sentire, ecco ancora, mettiamo dove però non c'è nessuno, il portiere De Luca, assolutamente, cioè aveva le mani attaccate al corpo, non sapevamo, no, che cosa abbia chiamato in questa occasione, scusami, non l'ho capito Giacchino, beh non lo so neanche io, se si trattava di farlo fuori gioco, cioè boh, ma non è chiamato il fuori gioco, qualcuno che ha chiamato la palla, ma non so effettivamente, cioè in quell'occasione abbiamo visto imbattere e far scorrere la palla sul nostro capitano sul Saturno, però non c'era nulla, comunque ritorniamo alla partita, ecco il numero 4 che la porta in avanti, dove c'è stavolta il numero 7 di Foria, però prendiamo palla ancora, perdiamo palla e ne approfitta così ancora Iannuzzi, bene bene Iannuzzi, bello lo scambio per Antonio, ancora Antonio, Antonio si porta bene in avanti, ottima la falcata di Antonio, Antonio che è tutta la tifoseria qui per le sue giocate, per il suo modo di giocare. Ancora Saturno, Saturno, ancora Iannuzzi, benissimo Saturno, ancora Aldo, Iannuzzi, ancora Iannuzzi, ancora ecco no, e con fallo e torre, lo trova bene Abate, non ci pensa su due volte, va bene ogni tanto anche tirare da lontano. Quando però siamo giunti minuti e secondi precisi, Giacchino Cavaliere. È trentesimo del secondo tempo. Trentesimo minuto, ancora 15 minuti per il nostro Ricusati di portarsi in vantaggio. Vediamo, ecco che il mister si fa sentire, ovviamente la tensione sale perché non si blocca ancora il risultato. Esposito, rimessa dal fondo a favore del Foria. Ci sono i preso qualche grambo qua. Ecco, giustamente, stata di grambi per... calciatore di Foria, ecco l'intervento del saggiatore e Angelo Esposito, ecco l'ultimo, ecco ancora il cambio di Mattia, entra con il numero 13, esce con il numero 8 Mattia, entra con il numero 13 Alessandro Garofalo, vediamo i cambi nel primo tempo, sono stati Alessandro, ancora Torre, Iannuzzi e Antonio, quindi i cambi effettuati dagli Ricusati sono 4 cambi a favore degli Ricusati, e allora ricordiamo di nuovo, allora è Torre, Iannuzzi, Garofalo e io non mi trovo Giacchino Cavaliere, io mi 5 con Abate, quindi sì sono 5 cambi a favore degli Ricusati, scusiamo, con quindi effettuati tutti i cambi gli Ricusati a 15 minuti dalla fine. Messa da fondo a favore del Foria, si perde ancora tempo, ancora qualche ingresso in campo. Ancora è Torre. Mette per Giovinco, ancora Giovinco, 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 tenta ancora per Torre. Bene Torre, tira! Un tiro che passa poco da sopra la traversa. Ottimo. 1-2, non ci pensa su due volte, tira, era ottimo l'impatto. Sono stati accesi anche i riflettori. Eh sì, sì, perché comunque diciamo che la partita
è incominciato con qualche mezz'ora di ritardo a causa dell'arbitro che non è arrivato. Non è arrivato. Ancora, quindi in ritardo la colpa è dell'arbitro in questo caso. Abate, ancora Giovinco, ancora il batto. Non è perfetto per la prima cosa. Abate ancora Saturno. Vai a noi, a tu, vai a noi, Fattara! Giovinco molto meglio, il secondo tempo di Giovinco, Annunzi bene! Ancora, e Torre! Benissimo Antonio, ancora Antonio che va a prendere palla! Ancora Antonio, bene Antonio! Ottimo Antonio! Fallo nel tiro! E questa è un'altra munizione! Vedi, questa è un'altra munizione! Cioè, vediamo cosa fa! Poi sono curioso! Lo richiama solamente, guarda c'è chi! Vedi? La cartellina gialla non la usa più. E guarda, visto? No, non ha ammonisce nessuno della no, curia. Ma perché? Io quello che mi chiedo, come mai? Cioè, ma guarda, non fa la stessa interpretazione sull'altra parte, io quello mi chiedo. Cioè, se avrebbe usato da entrambi le parti lo stesso metodo di giudizio, a me mi stava bene, mi capisci, Giacchino? Sì. Cioè, ma non usa lo stesso metodo di giudizio. Comunque ritorniamo alla partita, un fallo a favore degli accusati, si attinge a battere proprio Abate. Vediamo. E Antonio! Finta per Antonio! Dove la mette verso il centro, dove c'è ancora Abate. Però purtroppo per noi dove non c'è nessuno. Fallo laterale! Ecco che ancora gli accusati. Ah, deve salire ovviamente. Tutti, sia il mister che il vice, chiedono a tutta la squadra di salire, di andare in avanti su questo fallo laterale quando siamo giunti oltre il 30° minuto di gioco. Ricordiamo ancora il parziale 0-0. E ha ragione il vice di non permettere di fare le giocate, di partire prima in avanti. Ecco ancora Saturno che fa salire la propria squadra, ancora per Alessandro che ha qualche problema in questa occasione. Ecco ancora De Luca bene, De Luca va bene, fa salire la squadra, ancora Antonio bene, Antonio per De Luca, ancora Abate, ancora Saturno, benissimo Giovinco, ancora Garofalo, ancora per Abate, Abate la mette per Giovinco, però non arriva, quindi fallo laterale a favore degli accusati. Ma no, lei fuori ho visto che è ben organizzato dietro. No, dietro sì, sta messo bene, diciamo che in più di qualche occasione cerca ancora. Fallo ai danni di Giovinco. Fallo, ecco che salgono tutti le torri, vediamo chi. Sì, anche adesso senza ammonizione. No, ma io l'ho detto, ma Zecchini, cioè io l'ho visto subito. Io dico questo, guarda che il Foria si è fatto sentire più degli accusati a livello ottico, perché ci stanno i falli, diciamo, di gioco, però non ho visto falle, non sono falle gravi, però ferme da dietro. Da munizione comunque ci stanno, voglio dire. Fermano il gioco da dietro. Ecco che ancora si attinge a battere Antonio che ovviamente cerca, va a spostare la palla notevolmente due volte, il numero 7, però l'arbitro fa perdere un sacco di tempo. Non va a vedere cosa succede anche in aria, vediamo quante trattenute, ma figurati se chiamerà mai qualche trattenuta. Vediamo, io mi sento una sensazione, Jack, la posso dire. Su questa posizione mi sento di che sblocchiamo il risultato. Antonio, ancora Saturno, è gol! No, è gol, è andata! Assolutamente, addirittura rimette al fondo. Giacchino Cavaliere, tu? Ha chiamato carica al portiere. Carica al portiere, no, ma voglio dire, mi è sembrata che sia entrata. No, l'arbitro ha chiamato carica al portiere. No, lo so, assolutamente. Ma dicevo, tra le immagini, dopo possiamo rivederlo magari. Peccato per noi, abbiamo visto così sfumare. Mi sentivo bene, quasi bene, la sensazione di questo 36° minuto e 30 secondi del secondo tempo. Ecco ancora Garofalo che non imbatte ancora bene Saturno, meglio diciamo di Garofalo, però non benissimo. Ecco che Antonio in questa occasione ha qualche indecisione. Siamo al 37° minuto di gioco, ricordiamo ancora il risultato è sempre sullo 0-0 qui al campo sportivo Papa Giovanni. Abbiamo visto poc'anzi ancora gli accusati
sfumare un'occasione, diciamo, ancora d'oro. Ecco che perdiamo palla. E ancora il Foria che ne approfitta. Bene, benissimo Saturno, impatta in fallo laterale. Fallo laterale a favore del Foria di Centola. Ecco che si attinge a battere. Bene Saturno. Saturno questa volta. L'ultimo tocco è proprio di un calciatore del Foria. Ancora. Ecco abbate, ancora Giovingo, ecco Giovingo che, ecco Giovingo che ha detto senza palla, viene bloccato. L'arbitro fa segno di proseguire, bene Torre, ottimo Torre, ottimo l'impatto, e Torre lì, ha qualche problema, comunque il portiere respinge, bene, si fa sentire Torre, è entrato in questa partita. Ancora e Bate, ancora Bate, la mette verso il centro, dove c'è Antonio, Antonio! Niente da fare, fra le braccia, va a finire fra le braccia del portiere, per lui chiusato in questa occasione, in più di qualche occasione si fa sentire, vediamo se riusciamo a sbloccare questo risultato che ci stiamo provando in questi minuti. Ali, vediamo, ancora Gesuè, bene per Antonio, ancora Abate, Abate, bello il campanile di Abate, che la rimette per Giovingo, dove questa volta ovviamente non la vede. Vale. Fallo laterale a favore del, scusate, vedete con un po' di tempo il Foria ovviamente. Quando siamo giunti al 38esimo minuto, forza Liquisati, ancora c'è speranza per ribaltare il risultato, ancora c'è speranza di portarsi in vantaggio. Noi ci crediamo, si crede tutto il pubblico qui al Papa Giovanni. Ancora Mattia, beh, fallo! Ecco effettivamente ha qualcosa da dire Saturno all'arbitro, era nettissimo il fallo su De Luca, che quale fa segno non ho visto, però non so cosa vuol vedere quest'arbitro quest'oggi. Passa da un opposto all'arbitro, da un opposto all'altro, voglio dire l'arbitro. Quindi vabbè. Ecco ancora Saturno, ancora Iannuzzi, fallo laterale a favore del Foria. L'ultimo tocco è proprio di Annuzzi. Lo accorciamo. Ecco che ovviamente il nostro vice cerca di la nostra squadra di accorciarsi, di andare su ogni palla in questo minuto finale. Ecco che ancora bene Iannuzzi! Sono sempre notevoli, sono sempre fondamentali, al 40esimo minuto del secondo lui, tempo. Il grande nuovo goleador di questo Liquisati, quando siamo giunti al 41esimo minuto di gioco. Grande Iannuzzi, sblocca così, ormai Giacchino, lo speravamo, lo dicevamo, io ci credevo e così è stato. Bene, bene, bene per noi, bene per questo Liquisati che si porta così in vantaggio. Grande, grande Iannuzzi, insomma, sembra il momento giusto, come si vuol dire, a far male gli avversari. Giacchino Cavaliere, grande l'entusiasmo anche da parte nostra, da parte mia. Ho perso la mia, un altro, come si vuol dire, anno di vita con questo. Ecco ancora, ancora il nostro Giovinco, 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 grande l'intervento del portiere, ottimo direi. Ho tentato il campanile, il nostro piccolo Giovingo, fallo. Ecco che Liquisati questa volta si trascina con l'entusiasmo, con la voglia, con la gioia di far male al Foria. Ecco, siamo giunti oltre il 42esimo minuto di gioco, vediamo un altro Liquisati, un Liquisati più cinico, come lo abbiamo visto nelle scorse partite. Bene Saturno, ecco ancora Antonio, dove però non prende palle, ancora Gesuè. Bene Michele De Luca, non ci pensa su due volte, fallo laterale a favore degli Liquisati, delle Foria, scusa. L'entusiasmo si è fatto prendere la gioia,
siamo giunti al 43esimo minuto, ormai giusto qualche minuto alla fine. Giacchino Cavaliere, siamo al 42esimo 43esimo minuto, 42esimo minuto e 30 secondi ancora, c'è il reto, alto, ecco ancora, sta tutto alla fine, ecco che entra, c'è un cambio, numero 15 esce con il numero 7, poi diventa con il numero 15 le ultime speranze del Foria. Vediamo, ecco Valiante Michele esce con il numero 7, Esposito Italo, messa verso il centro dove c'è Saturno, ci sono tre dei nostri calciatori. Gesue, fallo ai danni di Gesue, ottimo fallo laterale. No, ecco che il numero 8, noi quello che volevamo che si trattasse di fallo laterale, ma non l'è stato, quindi ancora in batta. Ecco De Luca, benissimo De Luca, De Luca, è una palpitazione ogni volta, vedo la palla fra le braccia. Bisogna vedere l'arbitro quanto minuto dà. Vediamo quanto di recupero, ancora la rimette lunga, ecco è Torre, vediamo cosa fa, la controlla benissimo, è Torre, non va via però questa volta, è Torre, ancora Gesue è bene, fallo laterale a favore dell'Euforia, tutto, si gioca tutto per tutto, ancora è Saturno e questa volta vediamo cosa dà. Vada a fallo, ma non è possibile, perché è andato Zecchino e sa che lo sei stato, non c'era il fallo, però va al rewind, va troppo il rewind sulla palla, si fa sempre sentire troppo, come con quella foga, con quella, ma io non lo so, c'è chi di foga ne mette tanta, c'è chi di foga non ne mette nulla, cioè lui va troppo con quell'irruenza a impattare sull'avversario e anche se non c'è il fallo in più di qualche occasione, così facendo l'arbitro li chiamano tutti a questi livelli. Comunque è una punizione all'ultimo minuto di gioco, quando siamo giunti ormai oltre il 45esimo minuto, benissimo, fuori e vediamo quando concede di recupero, siamo già in fase recupero, non abbiamo visto ancora l'arbitro, però dal recupero addirittura va a chiamare palla, chiude gli avversari, sembra che sia veramente lui. Mancano 20 secondi al minuto, vediamo quanto dia di recupero. Tutto è pronto per vedere il recupero. Ancora il nostro Colombo. Siamo al 90esimo. Siamo al 90esimo minuto di gioco, però ancora non vediamo che si abbia concesso minuti, secondi precisi. Benissimo De Luca, ottimo l'intervento di De Luca. Pulito, definirei, di De Luca. Ecco che ancora il Foria si cerca di portarsi in avanti. Ancora con Leontrato, con il numero 18. Ancora Caldo Palma per noi, rimessa dal fondo a favore degli Cusati. L'arbitro che ancora ha qualcosa da richiamare, ecco, ma addirittura va a richiamare il nostro portiere, che no, mi sembra, guarda, assolutamente non dia neanche il recupero, e già siamo in fase un minuto e mezzo oltre il 45esimo. No, siamo un minuto, no. Un minuto. Ancora Antonio. Bene, abate per Antonio. Ancora benissimo per Giovinco, porta palla in avanti. Ancora il nostro piccolo Giovinco, la mette per Torre. Dove però? Viene l'ultimo momento. Bene, Annunzio, Torre. Rete. L'ultimo tocco. L'ultimo tocco se lo va del lato di alto, comunque lo concediamo tutto perché sta ventando in rete, quindi il 2-0 lo concediamo al numero 17 e Torre. Bene, così il Ligusati si porta sul 2-0 e ormai è finita per davvero qui al campo sportivo Papa Giovanni in Camerota. Abbiamo visto un altro derby vincere con i denti, con la forza dei nei entrati. Ottima, voglio dire, anche l'interpretazione del nostro mister, far entrare sia Torre che Iannuzzi, tutte e due
hanno portato bene al nostro mister Abate, magari l'aveva studiato per le forze fresche nel secondo tempo. Ci è andata bene così, ci è andata bene al nostro Ricusati. Ecco che ancora un fallo concesso al Foria, ma ormai siamo è poco 47esimo. Poco significante per noi, perché ormai tutto è pronto per il fischio finale. 4 minuti in questo momento. Io mi voglio concedere, Giacchino Cavaliere, cioè, ma siamo oltre il 45esimo. No, siamo al 47esimo. 47esimo minuto, quindi allora mi scuso un attimo, se è il 47esimo, da 4 minuti di recupero dobbiamo fare solo un atti 2. Che vediamo. Ma o il cronometro dell'arbitro va male o noi abbiamo preso male, ma io ne dubito, in quanto tu come tempo sei sempre molto preciso. Il nostro tempo è perfetto. Il nostro tempo è perfetto, quindi siamo al, possiamo dirlo in questo momento? Siamo al 48esimo. Quasi 48esimo minuto di gioco. Comunque Ligusati 2-0 a favore degli Ligusati. Grande Ligusati, grande. Ecco che c'è un uomo a terra, si tratta di Saturno, colpo alla tempia se non vado errato. Ancora è a terra Saturno. Quando siamo al 48esimo minuto di gioco, ecco che ancora io, Giacchino, ogni partita è destinato, devo andare via senza voce. Non è possibile che qualche volta possa ritirarmi a casa con un filo di voce. Comunque questo, sono anche felice in questo caso, quando la nostra squadra vince, e esultare come non mai, perché se lo meritano tutto, se meritano questo ed altro, perché quando ci mettono l'anima e si è vista nelle ultime minuti finali per portare in vantaggio i Ligusati, ce l'hanno messa tutta a livello di gioco, a livello di forza, a livello di entusiasmo della squadra. E c'è un calcio d'angolo per il Foria. Calcio d'angolo a favore del Foria. Ecco che imbatta benissimo Iannuzzi, ma tu sai che Iannuzzi ha fatto anche la differenza sul gol, diciamo, di Ettore, perché lì lui è stato a rubare la palla e ritornarla a Ettore. L'imbatta benissimo, guarda, Iannuzzi che io non sapevo, non che fosse così cinico, così decisivo in tante occasioni. Bene, bene, bene l'ingresso sia di Annuzzi sia di Ettore, ma anche di Antonio, tutti e tre i neo entrati sono stati fondamentali di questa squadra. Sì, siamo arrivati al 50esimo. 50esimo minuto, però ovviamente come dicevamo, adesso c'è stato il giro. Non è che sono ragazzi che partono dalla panchina perché non meritano, anzi, ovviamente si sono accodati più tardi alla squadra, sicuramente nelle partite precedenti. Ecco ancora Iannuzzi, la mette sicuramente verso il centro. No, no, questa volta la poteva mettere, infatti chiede scusa a Ettore. Comunque va bene. È la rinviata dei portieri in calcio d'angolo. Sì, infatti nessuno va a prendere palla, effettivamente l'arbitro dà sempre a chi prima se la mette a terra. Il portiere anche lui si aspettava che... Ancora Giovinco, ancora Garofalo, ancora Antonio. Bene Antonio, ottima la giocata per... La mette su Ettore, però non arriva il passaggio su Ettore. Ancora bene Antonio, ottimo, bene ancora per Abate, Abate che fa girare per Saturno, Saturno con molta calma a sua volta. Allora, per ancora i secondi. Siamo al 51esimo minuto sul nostro cronometro, l'arbitro ancora va con qualche minuto di ritardo, io penso che su questa ha guardato l'orologio, io credo che su questa ovviamente per forza dovrebbe dare la fine di questi 90 minuti interminabili. Ancora Iannuzzi, ancora nulla, ancora Iannuzzi per Giovinco, ancora Giovinco che si porta in avanti sul lato sinistro della nostra postazione.
fallo laterale a favore dei Liquiciati. Ormai è finita, Giacchino Cavaliere, possiamo dire, è finita per davvero, stiamo aspettando solo il fischio finale. Il Liquiciati possiamo dire che si giudica un altro derby ostico, definirei, con euforia, però meritatissimo dalle tante occasioni, specialmente in questo secondo tempo, creati dalla nostra Liquiciati. Ecco Antonio, benissimo per Saturno, ancora Saturno che la mette verso il centro, dove c'è Iannuzzi, e rete il gol di Torre, sono tre, e finisce qui, un grande applauso al nostro Liquiciati, un grande applauso a voi di Liquiciati nel mondo, un grande al vice, salutiamo il vice e tutta la panchina Scarpitta, Gerardo Chirichiello, il mister Abate, vogliamo chiudere così, dicendo un'altra grande prestazione. Giacchino Cavaliere, io non ho nulla da aggiungere, un grazie soprattutto va a te per le riprese, un grazie va a Cilento TV che trasmetterà in differito questa immagine, e a tutti voi di Liquiciati nel mondo che ci seguono sempre con molta attenzione e molta pazienza. Grazie, un da bacione a Gioacchino tutto voi. E Alfonso Pepe, alla grazie prossima. E arrivederci, grazie.